madre non siamo riusciti poi a vederci, però vedo che c'è il tuo maestro qui, lo vogliamo presentare? La mia spalla destra qui, Max Greco al piano. Voi fate concerti? Siamo più in giro che a casa, siamo a 41 paesi nel mondo, oltre 250 date, non lo so, ormai ho perso il conto. Tanto c'è Marco, che è il mio manager, che mi dice: ah, siamo a 248, sempre 200 in giro per il mondo. Poi mi spiegherai come fai a fare tanti figli se non sei mai a casa. Quindi faccio un demanda anche, no? Sai che ne aspettiamo un'altra che arriva in marzo. Lo so, a marzo. Anzi, ti do in anticipo, se vuoi, anche il nome. Sì. Vuoi saperlo? Sì. Luna. Che bello, Luna come la figlia di Belen. Ah, dai, ecco, questo sì, mi era Luna, mi era la piccolina di Antonino, e Belen si chiama Luna, che è un nome meraviglioso. Femmina, allora. Una femmina. Quante femmine sono? Se ti canta e dopo 4, ci sediamo e me racconti 4, tutto, dire, però. Allora, questo è il tuo ultimo lavoro. Io avevo un disco, cioè avevo eccolo qua, infatti, eccolo qua. Mo faccio vedere. Io posso provare ad alzare. Come no, lo scapello? No, sì, certo, riesco, eccolo qua. No, non ci riesco, lascio. No, guarda, la manovella è questa. L'ho provato, ma tu ti devi sedere, puntare il piede lì. Ah, e poi spingo. E col sedere. Provo, vediamo se. Ti devi dare la spinta. Mi sa che rimango così come sto, guarda. Che fatica, ragazzi. Rimango così, rimango. No, tira su, punta il piede. Non punto. Punta il piede, tira non su. Non si alza. È bella questa gag, mi piace, l'America Inn, buonasera a tutti. Scusa, col culetto. Buon anno. No, lascio, col culetto ti devi fidare. Non mi fido, non mi fido del culetto. Vado, voglio andare solo per meriti, niente culetto. Va bene, Fall for You Love, Mario Biondi, e poi facciamo una chiacchierata. Bella. I'm just a fool for your love. When I wake to find you asleep at my side, I'm just a fool for your love. When I kiss your eyes in the new morning light, I'm just a fool for your love. When you wipe the slip from your cheek with a sigh. Now when our lips start to touch and you whisper hi, what can I tell you, my love? When I feel your hands running soft through my hands, how can I tell you the rush when you let me climb in with you to the bath? What can I tell you, my love? Can I count the hopes in my heart and the plans? Now, when you tell me to hush, as if you understand, such a fool for your love. When I see you closing your book with a smile, how can I tell you the drug when you whisper, sit with me here for a while? I'm just a fool for your love. When you run your hand down the small of my back, now when we climb in at one for a little nap, I'm just a fool for your love. When we lounge around in the afternoon sun, oh, I'm such a fool for its love. When we hardly move till the long day is done, I'm such a fool for your love. A little dinner for two with some wine, I'm just a fool for your love.
And all I know is you. E quanto canti tu, un silenzio, cioè subito un'atmosfera magica, meravigliosa. Grazie, se mi grazie portate uno sgabellino, mi metto qua vicino a lui o ci mettiamo lì che non vedo? Ci possiamo metterci lì un attimo, c'hai tempo? Che bello, per te. 10 minuti. Tutto il tempo che vuoi. Ecco qua, prego Mario, siediti. Allora, stavo dicendo, davvero, subito si è creata in questo studio. Ah, questo qua era più alto. È bellissimo, molto, molto bello. Questo è più alto, infatti. Ma c'è la manovella, amore? Qua? Sì, lì ma non anche c'è. Qua sempre col culetto. Vedi che c'è la manovella. Bella che sei, che meraviglia che sei. Meraviglia. Sempre bello vederti, Mario. Altrettanto, sì. Ti ricordi che belle serate abbiamo passato da Albano? Ti ricordi che ti feci sentire... Mi mancano, devo dire. Sì, le canzoni. Feci sentire una canzone che mi piaceva moltissimo, che però poi non è... No, ancora no, ma... No, sai, mai dire mai. Questa canzone qui, per esempio, l'ho scritta nel 2007. Ma dai. L'ho realizzata, l'abbiamo realizzata adesso, quindi... Lento ma imperterrito. Senti, ma parlami di te, Mario. Cioè, sei sempre in giro. Un successo... Sono un po' stanco, posso dire. Sei stanco. Si può dire. Sì, ecco. È finito l'anno, adesso è iniziato l'anno nuovo. Ho bisogno di riposarmi un attimo, ma insomma il mio entourage lo sa, Marco lo sa. Io ho detto, fammi star fermo almeno un paio di mesetti. Non farò altri figli, ovviamente, in questi due mesi. Perché, no, anche perché sta per nascere marzo, esatto, insomma... Esatto. Vorrei, quindi prometto che io direi nasce l'una e poi meglio partire dopo in marzo dopo. Sì, in marzo, se no me la rimetti incinta marzo, un'altra no, volta no, marzo se rimani nasce qui. La bimba no basta, poi direi che 10 siamo ragazzi, quota 10. Mario Biondi, vogliamo vedere, no, pubblicità, mandiamo la pubblicità. Dai, che dopo voglio fare un saluto a mia figlia, certo. Mia, che in questo momento è in pronto soccorso, che ha avuto un piccolo, Dio. Ma nulla di che, una sciocchezzina, però vogliamo monitorare. A quale figlia? È la mia bimba di 9 anni, si chiama Mia. Che è successo? No, niente, penso che sia una rosolia, però andiamo a controllare. Una rosolia che ha tutti le... Tutta la faccia rossa, poi... O un'allergia. Bella di papà, sì, può essere. O una rosolia, un'allergia, o un morbillo. Qualcosa. Sta al pronto soccorso adesso? Andiamo a vedere, sì, in questo istante. Ma dimmi te. Mi ha scritto poco fa. Ma ce l'hai telefonino qui? Sì, no, ma è tutto sotto controllo. Sotto controllo. Allora, intanto a Mia, facciamolo adesso e poi mando la pubblicità. Mia, amore della zia, fa pure rima. Grazie. Dacci notizie. Andiamo in pubblicità e poi ancora con Mario Biondi. Auguri, Francesca! Guardate che bella copertina questa di Mario Biondi. Bellissimo, sembra un film... E noir francese. È vero, sì, bellissimo. Ho messo un titolo impronunciabile apposta. Perché infatti mi aveva non portato, lo dico. Oh, ma mi aveva portato bene il primo, che era Handful of Soul, ed era già difficile. E questo Crooning... Questo sì, Crooning Undercover. Che Crooning Undercover. Ti dirò che ho avuto undercover la soddisfazione di sentire un madrelingua impaperarsi nel dirlo, quindi... Crooning Undercover. L'ho detto benissimo. Ma amore, ma io sono un fenomeno, ci vediamo tra dubbi. 60 secondi. Io non so l'inglese. Crooning Undercover. Però dissimuli benissimo. Innamorò di Domenica. Grandi collaborazioni, sto vedendo Mario, grandi collaborazioni. La creme dei jazzisti italiani. Però... Devo dire che insomma la tua carriera sta andando proprio bene, sono molto contenta. Assolutamente, inaspettato tutto. Inaspettato, vero? Sono sempre felice di tutto quello che mi succede, che mi è successo. Perché inaspettato con questa popò di voce che c'hai? Ah, perché non bisogna mai dare niente per scontato nella vita, perché non basta avere una bella voce, non basta saper cantare. Ci vogliono tanti ingredienti giusti per far sì che le cose avvengano. Io sono stato anche fortunato. Com'è stata la svolta allora? La svolta è veramente fortuita, perché This Is What You Are, ormai ventenne, uscì per un'etichetta italiana, nazionale, e andò sul tavolo, diciamo, di una radio che è la BBC One, BBC Six di Londra, e loro, non lo so, si innamorarono di questa voce, Sinatrian Voice, la voce alla Sinatra per loro, e cominciarono a suonarla, tant'è che arrivò prima nelle classifiche della BBC One. Ma ti rendi conto?
Io mi ti ricordo veramente agli inizi, guarda, sì. Poi devo ringraziare assolutamente, perché poi tanto spesso si parla tanto di quello che succede all'estero, ma devo dire la fortuna è stata italiana, perché è stata l'Italia a sostenermi tantissimo e a far sì che diventassi Mario Biondi che sono. Ma noi siamo orgogliosi di te. Voglio mandare un filmato dove faccio vedere ai nostri amici da casa un po' di duetti, no? Con degli artisti con i quali tu hai cantato. Vediamo insieme. Dimmi come ti va, poeta. Sono sempre con te, le si sa, poeta. Dimmi come ti va, poeta. Poeta di sa. Porte chi t'ha avuto, resta con me, con me. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città. Signori, qui abbiamo una delle più belle voci, non dico d'Europa, del mondo, del mondo. Mario Biondi seduto qua. Ha ragione Fiorello. Grande Rosario, sempre generoso e affettuoso. No, generoso, ha detto la verità, non soltanto una delle voci più belle italiane, ma del mondo. Ma adesso grazie, mi regali Mario. Quella che... La ventennale, dici? Sì, la ventennale. Sì, ti prego. Magari ho portato un pianista eccezionale dai. Poi tu hai anche una band che mi supporta qui. Beh, certo, la mia band meravigliosa. Take me up and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. What you are, oh, shine a light, a light, a light, 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 shine a light, a light, a light, a grazie amici. Grazie a te. Grazie, grazie a Max Greco. Grazie a te, buon anno. Mario, allora mi dicono che il 6 ricominci il tour da Barcellona, riparti. No. Eh sì, oh, no. E poi proseguirai in tutta Europa, Australia. Africa, oh, no. Uzbekistan, pure Etiopia, pure in Etiopia. E quando torni a trovarmi? Vado a fare un giro. Io fino al fine maggio sto qua. E allora prima di fine maggio torno. Parola? Parola. Hai avuto notizie della pupa? No, ancora no, ma adesso mi mandi un messaggino e mi dici. Grazie Mario. Grazie a te, grazie. È un piacere. Grazie, aspetta maestro, che il microfono lo lascio. Lascia tutto lì.